Accade anche quest'anno e forse più degli scorsi, per contrattare in caro libri, molti si stanno organizzando per questi mercatini e dei testi usati. Accade anche ovviamente in tutto il Veneto, ma sentiamo e vediamo con Morena Trolese quel che succede a Padova. La scuola dovrebbe organizzare questo tipo di iniziative, le stesse scuole, le singole scuole, non noi accampati qui in una giornata, messi così a cercare di vendere libri. Dovrebbe essere un'iniziativa comune in tutte le scuole, tutte le città e tutte le regioni italiane. Una cosa importantissima, anche perché anche studenti ripetenti, magari io stessa sono stata costretta a comprare nuovamente libri che in realtà avevo già solamente per adottare edizioni nuove, che non abbiamo neppure mai usato. Questi sono libri mai aperti, perché gli insegnanti preferiscono magari che gli studenti prendano appunti piuttosto che studiare solamente sul libro, ed è sicuramente uno spreco veramente inenarrabile. Qui ci trovano a metà prezzo, quindi i genitori tra lo sanno che hai provato anche questa strada, che hai provato a venire qua. Lo sanno. È un risparmio per la famiglia. Certo, certamente. È una scelta anche coscienziosa da parte dei giovani. Sì. Se anche a Padova ci sono catene di librerie che acquistano libri usati al 20% del prezzo di copertina per rivenderli al 60%, gli studenti medi, quelli delle superiori, portano in piazza dei signori la lotta al caro testi scolastici, organizzando un mercatino indipendente, rivendendo le edizioni passate al 50%, in polemica con gli affari milionari delle case editrici e in contrasto con la crisi economica che pesa per tutti. Centinaia di studenti, semplicemente utilizzando Facebook e qualche messaggio, sono riusciti a riempire una piazza. Dimostra la voglia di ciascuno di noi di mettersi in gioco e di provare a contrastare questa crisi che ormai in tutte le famiglie, bene o male, sta facendo il proprio corso. Ci sono ragazzi di ogni istituto superiore padovano, dal classico all'artistico. Il tantan via social network ha raggiunto tutte le classi, giovani armati di lista di testi e autori, materia per materia, e carichi di valigie pieni di tomi che variano dall'edizione precedente magari per poche pagine. 150 euro, però, che spenderai con? Ti tengo la parte intanto. Io ho scoperto su Facebook, diciamo, è arrivato un messaggio e ho visto, controllato. È utile secondo te? Beh, soprattutto in questo periodo sicuramente può dare una mano. Sì, riusciamo a venderli per la metà, però il problema fondamentale è il fatto che con la riforma non ci sono cambiati tutti i libri, oppure li hanno semplicemente accorpati. L'appuntamento gettonatissimo replicherà anche giovedì prossimo, il 13 settembre, sempre sotto l'orologio cittadino, dalle 4 alle 6 del pomeriggio, via la caccia al ribasso. Neanche l'arrivo di due agenti della Polizia Municipale per occupazione di suolo pubblico, priva di autorizzazione, e ferma la compravendita autogestita, che attira anche gli insegnanti e genitori, come questa mamma e prof. Direi che non c'è motivo, non si fa niente di male, come si fanno a volte in città, nelle piazze cittadine, certe manifestazioni, si può fare anche, credo, una cosa del genere, insomma, no? Non si fa male a nessuno, non si sporca. Certo, bisogna lasciare pulito, ecco.